forze politiche che hanno determinato lo scioglimento del Consiglio Comunale vogliono esporre le loro ragioni politiche, ed è una manifestazione che potrebbe essere, diciamo, denominata storia dello scioglimento comunale. Allora, questa storia dello scioglimento comunale, che ha visto protagonisti consiglieri e gruppi politici, oggi gli stessi rappresentanti di questi gruppi sono qui su questo palco per rappresentare quali sono le motivazioni, quali sono praticamente le ragioni che hanno determinato un evento così importante, ovviamente politicamente traumatico per il nostro paese, perché nella storia di Cardito, da quando si vota con la nuova legge elettorale, è la terza volta che il Consiglio Comunale si scioglie, e in particolar modo è la seconda volta in cui sono i consiglieri comunali con le famose, diciamo, dimissioni ultra dimidium, cioè oltre la metà del loro numero che hanno apposto davanti al notaio, a determinare, diciamo, lo scioglimento. C'è stata una manifestazione da parte del sindaco che una settimana fa ha rappresentato le sue, diciamo, ragioni politiche, e quindi a questa manifestazione, questa non è una contromanifestazione, perché le contromanifestazioni ovviamente hanno un significato politicamente, diciamo, non forte, non hanno, diciamo, il sapore. Questa è una manifestazione che già ovviamente bisognava fare all'indomani dello scioglimento, e che oggi vede qui, ripeto, tutti quanti protagonisti, per cui adesso, in ordine, diciamo, alla indicazione che c'è sul manifesto di rappresentazione di questo evento, ognuno di loro rappresenterà la propria, diciamo, opinione e le proprie, diciamo, ragioni per cui si è giunti a questa decisione politica, con posizioni politiche chiare, in maniera tale che i cittadini di Cardito possono rendersi conto e possono farsi una loro idea direttamente con la voce dei protagonisti, evitando che attraverso, diciamo, delle strumentalizzazioni mediatiche la realtà politica in questo paese vuole, diciamo, essere mistificata, e quindi vuole in qualche modo essere rappresentata in maniera non reale. Allora, a questo punto diamo la parola a Giuseppe Mirone, che è il capogruppo di Forza Italia. Buonasera a tutti, buonasera a chi come me, come voi qui presenti, credo in un futuro migliore per la nostra Cardito. Come saprete, questa è stata per me la prima esperienza in campo politico, esperienza nella quale mi sono cimentato con molta umiltà, impegno e voglia di imparare, per cercare di dare anch'io il mio contributo per la comunità carditese. Con molto rammarico vi dico che questa possibilità non ci è stata concessa. Essendo stato eletto nelle file delle opposizioni, io con il mio gruppo consiliare siamo sempre stati vigili controllori di tutto ciò che l'amministrazione Cirillo cercava di mettere in campo. Ma non ci siamo limitati a questo. Abbiamo dato via libera sulle decisioni da prendersi fondamentali per il Paese, senza creare inutili ostruzionismi. Decisioni che, anche se necessarie, non sono mai state prese. È proprio da qui che trae origine la mia decisione e quella di altri consiglieri comunali di dimettersi congiuntamente, ponendo fine all'amministrazione guidata da Cirillo. Era sintomatico che ciò si potesse verificare già l'indomani della loro vittoria elettorale, quando, ahimè, hanno impiegato diversi mesi per individuare chi dovesse essere ad occupare la carica di Presidente del Consiglio. Questo enorme ritardo, lo dico con molta umiltà, per chi fa attivamente politica, ma anche per molti elettori più attenti, era un chiaro segnale di una maggioranza divisa al proprio interno. Questa ne è stato il leitmotiv di tutta l'esperienza Cirillo. Numerosi altri sono stati i fallimenti, a partire dalla disastrosa gestione di quello che per noi tutti è il fiore all'occhiello del nostro territorio, ovvero il Parco d'Aglia. Più volte, infatti, in questi due anni, il nostro gruppo consigliare è dovuto ricorrere alle interrogazioni per chiedere a chi di dovere di intervenire per risolvere le deficienze presenti nel parco.
Tutti gli interventi fatti, però, non sono mai stati frutto di una gestione programmatica, ma solo un tampone temporaneo del problema. Un esempio semplicissimo è quello dei bagni, ancora oggi guasti e sostituiti malamente da quelli chimici che versano in condizioni igieniche pietose. Per non parlare delle giostrine, che sono state lungamente guaste e fonte di pericolo per i bimbi stessi, passando per la pavimentazione rattoppata in più punti, la cattiva manutenzione del prato e delle piante, per finire alla grandiosa scelta, vorrei sapere chi è il genio in questione, di scegliere quale area attrezzata per gli animali, quella adiacente ai campi sportivi, ad una strada e fronte ad una scuola. La scuola, un altro tasto dolente dell'amministrazione Cirillo fallimentare a 360 gradi. Infatti, ricordiamo che il plesso di via Marconi, quello famoso per il crollo, nonostante la custodia fosse affidata al comune, è stato vandalizzato e completamente razziato in ogni sua parte, ma non è l'unico a versare in condizioni pessime. Altri plessi sono fatiscenti e mal dislocati sul territorio cardinese. Si sente forte infatti l'esigenza di individuare siti in cui poter costruire nuove scuole, in grado di accogliere al meglio i nostri bimbi e soprattutto di poter dare a quei cittadini, probabilmente non originari del nostro territorio, che vivono nelle zone periferiche, vedi Masseriasollo e Lombardi, per citarne qualcuna, di integrarsi al meglio. Tale problematica introduce una più grande, il vero e grande fallimento dell'amministrazione Cirillo, ovvero quello di non aver avuto la capacità di adottare uno strumento fondamentale per il rilancio del nostro territorio, il piano urbanistico comunale. Questo ci avrebbe permesso di ripianificare l'intera area e di risolvere innumerevoli disagi creati dall'edificazione abusiva, scriteriata e selvaggia verificatasi negli anni passati. Il PUC non deve essere visto come sinonimo di ulteriore speculazione edilizia, ma come rampa di lancio del nostro paese ad adeguarsi ai tempi che viviamo. Quindi i prossimi vincitori, i prossimi sindaci, gli amministratori si dovranno fare carico di approvare il nuovo piano nei primi 3 mesi della loro legislatura. Mi avvio alla conclusione in modo da lasciare spazio a chi è dopo di me, soffermandosi su un ultimo punto, quello in cui ci accusano gratuitamente, già all'indomani dello scioglimento, di non aver concesso tempo disponibile per l'approvazione dell'articolo 1,65, che avrebbe dovuto garantire il non abbattimento di ulteriori edifici. Ebbene, su questo punto tengo a far chiarezza, perché fu solo grazie al mio gruppo consigliare, comune con quello di Cambiamo Partito, con una richiesta di firme di 4 consiglieri comunali, che riuscimmo a portare l'argomento in assise, irrompendo in uno dei loro classici periodi di immobilismo. Immobilismo ripreso già l'indomani, fino ad arrivare al triste epilogo, ricorderete, dell'abbattimento della proprietà prima. Non che le cose fossero legate, ma fu quello che li risvegliò, adottando ciò che noi mesi prima chiedevamo a gran voce in consiglio, ovvero di fare singole schede per i singoli immobili, oggetto di resa, in modo da poter dichiararne la pubblica utilità. Arrivati a quel punto, più nulla è stato fatto. Passati 6 mesi, un altro abbattimento, quello della proprietà del mondo, e quindi adesso non si devono permettere di puntare il dito contro di noi, contro coloro che a loro dire non hanno concesso il tempo necessario. Io credo che la loro unica speranza era quella di vederci legati, intrappolati per un altro anno, per arrivare così, come un esponente della stessa maggioranza ha detto pubblicamente, ad uno scioglimento programmato, con le conseguenze elezioni il prossimo anno. Noi questo non glielo abbiamo permesso e con l'aiuto di chi in quella maggioranza aveva la schiena dritta, gli abbiamo impedito un ulteriore anno di vacatio politico e di mera gestione. Chiediamo e pretendiamo, come voi e con voi, un futuro per la nostra partito. Grazie.